C'è sconosciuto, no, non è tanto sconosciuto perché si è presentato con una credenziale importante, perché Antonello De Piero ha realizzato un disco, ha realizzato una cassetta dal titolo Cuore Giallorosso, il nuovo album per gridare insieme Forza Roma. Ecco, si è presentato così e Gilberto Viti può testimoniare con quale grande affetto io abbia accolto Antonello De Piero, al di là delle battutacce di prima. Quindi certo. Antonello, ben arrivato. Io lo metto qua. Posso confermare. Metto qua, poi te lo riprendi quando vai via. Bene, allora, intanto Salvio Cipriani si è appartato un attimo con Paolo. Tornare. Ma tu sei della Roma, per caso? Sono della Roma da quando ero piccolo così. Vabbè, non è una domanda, perché il cuore giallorosso, certo, lo può scrivere anche un laziale, o no? Non penso, no, io lo scriverei ma mai. Quello, no, Scusate, come non esageriamo. Stelvio, vedi un po', intervieni. Diciamo, intanto scivola d'ala lui. Sì, sì. Vabbè, Antonello. Sono della Roma da sempre, ho scritto una canzone che per la squadra che amo, appunto, che difende i colori della città che amo, visto che io amo Roma come nessuna città al mondo. Ecco, veramente. Però un professionista potrebbe anche scrivere cuore, sì, bianco celeste, o no? Certo, non me l'hanno proposto, non mi sono posto il problema perché ho avuto la possibilità di incidere questo disco, quest'album, e con due canzoni che parlano della Roma, che è dedicata appunto alla Roma, e altre sei canzoni che poi vertono su altri argomenti. Ho avuto la fortuna di avere anche il centro coordinamento, appunto prima lei ha citato Fausto Iosa, che mi ha regalato questa tessera d'onore molto importante, sì, un'altra volta, criticata. Certo. Scusa, Marto, ma questa disgrazia di Iosa, dove sta Iosa? Perché in telefono in diretta? Gli vogliamo dire qualche cosa io e gli amici qua. Antonello. No, comunque, cioè, devo ringraziare pubblicamente sia Iosa, Aldo Sbaffo, tutto il centro coordinamento, perché mi hanno dato veramente una mano. Questa è una cosa molto importante. A paghi, come l'hanno fatto? Ma ti sei truccato? Perché no, Stelvio, no, vedo che non sei truccato. E lui non si è truccato. No. C'è il servizio Roma che